Momento difficile per questo Mantova. Sì, è un momento delicato. Domenica abbiamo una partita importante, però siamo motivati, siamo carichi per questa partita e daremo il massimo per provare a vincerla. Il pareggio contro la Juve, per come è arrivato con quella reazione nel secondo tempo, ha dato un po' più di fiducia. Sì, sicuramente sì, la reazione, comunque abbiamo fatto anche un grande primo tempo, secondo me, diverso dal secondo, ma abbiamo fatto un grande primo tempo. Sì, sicuramente è la reazione giusta, è quella che ci vuole, ecco. Mancano quattro partite, ormai è inutile dire che sono decisive, lo sono tutte, lo erano anche quelle che purtroppo non sono andate probabilmente come avevate preventivato. Nello spogliatoio com'è l'umore? Nel senso, il pareggio con la Juve ha portato un punto importante, però il trend nelle ultime settimane non è certo positivo. Cosa vi siete detti? Se vi siete parlati al di là del confronto che immagino ci sia quotidianamente con il mister? Sì, noi ci confrontiamo spesso tra di noi con l'allenatore, però adesso non bisogna pensare, secondo me, ai problemi, anche perché non c'è molto tempo per risolverli, ma bisogna pensare alla partita di domenica e a quella dopo ancora. Bisogna dare il massimo di quello che si ha in campo e poi dopo si trarrà una linea e le somme. Domenica l'Albino Lecce è uno scontro diretto, il Mantova quest'anno in scontri diretti ha fatto tanta fatica. Sì, uno scontro diretto importante, quello di domenica, è vero, sì, però non è l'ultima partita del campionato, dopo ce ne sono altre tre. E sì, noi scenderemo in campo per dare il massimo come abbiamo fatto.